e bentornati qui su Pokémon Cristallo Randomizer Nuzlocke e benvenuti in questo terzo episodio. Ci troviamo a Fiorpescopoli perché nella parte precedente avevamo praticamente preso lo starter, abbiamo battuto il nostro simpaticissimo rivale, insomma le cose base dell'avventura. Però in tutto ciò, ragazzi, il secondo episodio è stato veramente qualcosa di assurdo, quindi se ve lo siete persi, mi raccomando, andatelo subito a recuperare. Quindi, prima di incominciare, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione all'insù per questo nuovissimo episodio di Pokémon Cristallo e di lasciare un commento per forza, perché è importantissimo, con l'hashtag DDG per rispondere alla domanda del giorno, come fate sempre, che poi trovate qui sotto, quindi leggetela, datevi un'occhiata e rispondete. Quindi, noi direi che possiamo subito partire. Nella parte precedente abbiamo praticamente preso Gengar, che Gengar non è ma è Hunter, però gli ho dato questo nickname super ignorante che avete apprezzato moltissimo sotto nei commenti, infatti sono felicissimo, grazie mille, e anche la nostra Pretty Cure. Quindi, lasciando stare queste grandissime cazzate, si può dire? Direi che possiamo subito uscire da Fiorpescopoli per andare al percorso 30. Al percorso 30 possiamo fare la prima, cioè un'altra cattura possiamo fare teoricamente. Io spero tanto che esca Suicune, perché nella parte precedente l'ho ucciso. Nella parte precedente l'ho ucciso. E qui l'avevo già presa, no, c'è un'altra bacca, quindi la prendiamo, la recuperiamo. Sì, dovremmo anche battere i primi allenatori. Adesso c'è Gennaro Bull. Oddio, chi è? Chi è? Smirgol ci sta. Ci sta Smirgol, sì. Adesso proviamo a catturarlo su Smirgol, eh. Allora, cos'è che facciamo? Facciamo dinamipugno, magari no. Che devo fare? Ho mosse solo potentissime. Io a livello 11 l'ho sciotto questo qua. Cambiamo Pokémon e mettiamo la nostra Pretty Cure. Anche questo nickname l'avete apprezzato. Sì, l'ho visto. Coda acciaio. Oh. Mi piacciono queste mosse. Sì, baby. Usa fuoco. Sì, fuoco bomba. Ciao, uovo bomba. E fallisce, giustamente. Mi sa che c'ha solo coda acciaio questo Smirgol. È preoccupante come cosa. Dai, e fallisce sempre. Ma che cazzo. Vabbè, mettiamo il nostro Gengar, perché sennò ci sciotta Pretty Cure e non andiamo d'accordo. Codacciaio ovviamente fallisce, vabbè, andiamo di aerocolpo. Speriamo di non sciottarlo, ma mi sembra una cosa tanto difficile. Infatti, vabbè, critta pure, vabbè, oh, che cosa vuoi di più dalla vita proprio. Ok, la nostra Pretty Cure sarà a livello 4, impara attacco rapido e basta. Basta. Quindi abbiamo ucciso Smirgol, purtroppo non avevo... Boh, come facevo, scusate? Come facevo? E abbiamo il primo allenatore. Il primo allenatore. Primo perso. Così sto cercando nuovi Pokémon. Ehi, non sembri tanto forte. Dai, lottiamo. Questo se non sbaglio è Gennaro Bullo. Questo se non sbaglio è Gennaro Bullo. Vediamo un attimo. Sono curioso. Mi pare di sì. Sì, è Gennaro Bullo. È proprio lui. Gennaro Bullo con quale Pokémon? Vediamo un pochino. Magari tipo non... Cioè, ovviamente... Scyther. Oh, manda in campo Scyther e non è più Rattata. Oh mio Dio. Ok, quel Rattata si è trasformato in Scyther. Fortunatamente ho Bora, quindi uso Bora. E ciao Scyther, è stato bello finché è durato. E vittoria. Ciao Gennaro Bullo. Ok, allora, da qui in poi comunque troveremo un paio di sfide simpatiche con altrettanti Pokémon random, quindi non perdetevelo, non skippate il video perché... potrebbe succedere di tutto in questo istante. Alleni Pokémon, giusto? No. Li porto così a spasso perché comunque mi va. Nulla di personale, insomma. Quindi, un altro bulletto. Abbiamo a che fare contro Gaspare. Ciao Gaspare. Con Zubat. Tra gli 80.000 Pokémon che ci stanno e sono tutti random, tu proprio Zubat dovevi avere nel team. Ok. Ok. Niente da dire. Ok, continuiamo con Bora. Tanto Zubat va via facile. Prossimo Pokémon è Mankey. Io purtroppo non mi posso permettere di mettere in campo Pretty Cure perché sennò va a finire male, malissimo. Pertanto uso Aerocolpo. Diciamo che con questo Gengar avrò ottime possibilità. Ecco, avrò ottime possibilità perché...
Non lo so, ha queste mosse che mi fanno marciare più che bene. E boh, secondo me è un buon motore per, hey, macchinare un team intero. Non vedo l'ora che si evolva. Evolviti. Dai, adesso però. Oh, ok. Continuiamo con il nostro percorso. Ehi, ciao amico. Adesso più avanti, lì c'è un alberellino che non potremmo comunque abbattere. Siamo al percorso 31. Ragazzi, siamo al percorso 31, si può fare un'altra cattura, quindi adesso vediamo. Chi sei? Mostrati! Mostrati! Ragazzi, mi serviva il Pokémon di tipo volante. L'abbiamo trovato. E poi tra l'altro, giusto caso tra i primi percorsi, che è tipo la cosa più random assurda, abbiamo trovato un Pidgeotto. Mannaggia te! Ok, volatile del cavolo. Ma sta usando fossa? Ma non ci credo. Va bene, non lo so. Il problema, ragazzi, è che se lo attacco io lo uccido con le mosse che ho adesso. Bora che è super efficace. Aerocolpo. Ma dai, ma reggilo! Ma è una mossa tipo volante. Ma su, ma... In questa Nuzlocke mi vedrete sclerare veramente tantissimo, veramente non poco, non poco, ragazzi. Un Miracle Seme? Ah no, perché? Mette Bacca Mirac? Avevo letto Mirac, pensavo fosse Miracle Seme, abbreviato. Ok, sto facendo troppo schifo, volevo catturare quel Pidgeotto, ma non senza nessun risultato. Allora ragazzi, adesso noi qua ci ritorniamo, state tranquilli che ci ritorniamo, perché mi serve un centro Pokémon in questo momento. E vabbè, Whirlpimbell, Vicrybell, scusate. Ciaone proprio, non poteva capitare prima sto Pokémon. Vabbè, comunque, Che palle, non riesco a muovermi! Centro Pokémon, subito, now, immediato. Andiamo a curare la nostra squadra e poi volevo un attimo andare anche al Pokémarket per vedere se ovviamente mi sganciano qualche Pokéball. Sì. Quanto? No, sono entrato nella palestra. Madonna, qua gli edifici sembrano tutti uguali, il Pokémarket è qua infatti. Comunque stavo dicendo quanto posso amare le host in 8 bit. Sono veramente qualcosa di assurdo. Compriamone 5, dai. Compriamone 5. Cioè, ci dovrebbe anche essere la Torre Sprout adesso. Ma che dite, l'andiamo a fare adesso la Torre Sprout? Ma sì, dai. La Torre Sprout. Sta qua la Torre Sprout, madonna. È tipo troppo assurda per come l'hai sempre vista. E ti ricordi bei vecchi tempi, perché ovviamente in HeartGold e SoulSilver c'è tutto quanto il ponticello. È fatta ovviamente un remake, cazzo lo dico a fare. Però ti lascia quel senso di, ehi, sono troppo vecchio. Mamma mia, mi sento vecchissimo. Abbiamo la Torre Sprout. Lì ovviamente dietro al percorso ci ritorneremo. E per adesso abbiamo a che fare con i primi capitani qua dentro. Ehi, tada! Con, com'è che si chiamava la categoria? Aspettate un attimo. Plato saggio, vabbè, il saggio insomma, ok. Che è a Dragonair. Ok. Ok, ciao Preticure. Andiamo di attacco rapido, che ne pensi? Proviamo ad attaccare un pochino col... Problema, raga, che non fa niente, non fa nulla. Brutto colpo, ma come fanno a crittarvi le mosse così? Io non veramente... Wow, bomba! Best animazioni Eva. Attenzione, uovo bomba che critta pure. Poi se usi fossa, madonna. Ok. Attacco rapido. Sì, devo sorbirmi un attimo di smadonnamenti se usano fossa. Vabbè, ok, quindi sto Dragonair ci saluta. Preticure sarà a livello 5 e quasi a livello 6. Dai, ci stava però il livello 6, no? Vabbè, no. Goldeen, il prossimo. Facciamogli accumulare anche quest'altri punti esperienza, così switchiamo e sale a livello 6, almeno così facciamo un po' di training, un po' di allenamento, così. Perché per adesso non ho il condividi esperienza.
Pretty Cure fa veramente schifo e non posso usarla perché sennò me la sciottano, quindi abbiate un attimo di pazienza, ok. Ero colpo e fallisce, grazie mille, gentilissimo Gengar. L'unica speranza appunto è sto starter che ha delle mosse sovrumane e va bene così, chissà quale moveset ha preso, ha ereditato da quale Pokémon, non lo so. Pretty Cure sarà al 6 e Gengar al 13. Ma, Ragnatela? Oh, ragazzi, Ragnatela è utilissima, la tolgo per localizza. Ragnatela praticamente diminuisce tutta la velocità del team che ha. Bestiale sta cosa, sì, ci sta. Ok, Nidorina è l'ultimo. L'ultima, anzi. Andiamo a fare Dinamipugno. Così. Magari la sciotto. No. Per niente, però la confondiamo. Sì, colpisciti da sola, bravissima. Sì, abbiamo vinto quindi contro il primo saggio. E adesso dobbiamo salire ancora di più le scale. Ok, troviamo una grande perla. Certo che, mamma mia, potevano impegnarsi un po' di più a fare le scale in questo gioco, però. Lo posso capire quanto sia lontano gli anni 2001, l'anno 2001 per l'uscita di questo gioco, però, ok. Salve. Altri tre Pokémon, madonna che pizze. Nidoran maschio, ok. Abbiamo la nostra Pretty Cure. E va bene, devo switchare per forza. Sì. Mettiamo il nostro simpaticissimo Hunter. Nidoran usa frustata. Comunque sì, oggi episodio un po' pieno di lotte, ma ci sta perché dobbiamo, ehi, rinforzarci, dobbiamo essere più fighi. Sì, però che palle, oh. Potresti mandarla a segno ogni tanto un Bora. Non per dire. Va bene, cambiamo mossa. E niente, ragazzi. Io adesso spero di andare a catturare qualche altro Pokémon. Ho avuto una sfiga immensa. Non è che ho avuto sfiga, il problema è che devi un attimo attaccarli, però con un Pokémon del genere non puoi pretendere di farlo, perché gli faccio parecchio male. Hunter è veramente mostruoso, quindi viene un po' difficile. Ok, foglia lama. Oh, Dio mio. Dai, Dinamipugno. Ma perché? Come fai a fallire? Va bene, cambiamo mossa. Facciamo... Che devo fare, ragazzi? Facciamo Dinamipugno ancora. No, fallisce, non ci posso credere mai nella vita. Aerocolpo. Un altro, dai. Oh. Non ho più punti potenza. Oh, via. Perfetto. Io non so come ci arriverò lì. Non chiedetemelo, perché devo ancora salire qualche piano per andare a salvare il... Non mi ricordo chi caspita è. Dai, Bora, non ho più punti potenza. Nemmeno per questa. E poi tra l'altro mi sono capitate tre mosse con 5 punti potenza l'uno. Mi dite come devo attaccare adesso io? No, vabbè, questa cosa è incredibile. Comunque, ragazzi, adesso dovrei catturare un Pokémon qui dentro. Dentro la Torre Sprout di norma si troverebbero appunto i Bellsprout, però non si trovano. Cioè, non ci sono Bellsprout. Body Slam! Potrebbe farmi tanto male, però gli faccio più male io. Brutto colpo, daglielo, dai che critta. Un altro attacco rapido. Ok, salutiamo Oppip, Pokémon cancrissimo che non ho mai capito a che cosa servisse. Renato Saggio che mi ha messo un attimo alle strette, quindi... Ragazzi, adesso esco un attimo, vado al centro Pokémon e ritorniamo qui. Allora, rieccoci qua, prontissimi per andare. Ho praticamente curato la squadra perché era una cosa fondamentale da fare, se no chissà che fine avrei fatto, non lo so. Troviamo una Special X proprio qui in fondo, ci sta come cosa. Adesso dobbiamo continuare, troviamo un altro maledetto tizio con pelato, che adesso chissà quanti Pokémon avrà. Ne ha sempre tre, perché sono tutti stronzi qui dentro, vogliono farmi perdere tempo, ore. Mette ipno.
Diamo di uovo bomba, va? Ok, ovviamente falliscono tutte. Mai una che entra e che va a segno. No, non c'è, non esiste. Vai. Attacco rapido. Oh, buona così. Vai pure di brutto colpo. Mi stanno crittando più spesso le mosse. Questo Hypno giustamente ha pure lanciafiamme. Però non mi stanno togliendo niente. Questo perché comunque Blissey ha una difesa. Che madonna, sei una roccia. Infatti proprio per questo la amo. Blissey proprio adorata, adorata per sempre nella vita, best Eva. Tra l'altro, ovviamente chi ha seguito Pokémon Rubino Omega Extreme Randomizer Nuzlocke sa che Pretticure era comunque il mio secondo cioè no Pretticure, Blissey era la mia seconda scelta, era il secondo Pokémon che avevo a disposizione. Infatti si chiamava Joy, però stavolta ho voluto variare, no? Pretticure, mi è venuto in mente così, vabbè. Sentret, ok. Andiamo di Dynami Punch. Yes, baby. Ciao. Adesso, next Pokémon, ultimo Pokémon. Non cambia... Gengar, attenzione, scontro! Padre, figlio! Yeah! Non ci credo, Gengar. Andiamo ad usare Bora. Fallisce, giustamente. Ruota fuoco. Ma quanto è figo Gengar, ragazzi. Guardate quanto è bello. Soprattutto tutto quanto pixellato, non lo so. È fighissimo, mi piace un sacco. Ok, via. Dai, lo so che vai KO. Sì, che vai KO. Subito, now, fast. Livello 14 per il nostro Haunter H. Gengar. E possiamo andare avanti. Ma non ho ancora incontrato Pokémon selvatici. Ma cos'è sta storia? Perché non incontro nessuno? Io voi. Eccolo qua! Vediamo chi sei! Chi sei? Mostrati al pubblico! Cubone? Ah. Cubone. Mi aspettavo qualcosa di più, ragazzi. Non. Ah, ha imparato protezione. Io non sapevo niente. Pretticure! Non mi avvisi mai! Dai. Ok, attacco rapido, va bene. Adesso che comunque Pretticure è a livello 7. Ok, l'abbiamo catturato. Abbiamo catturato. Cubone l'abbiamo catturato. Devo dargli un soprannome. Boh. Lo chiamerei Orfano. No, sto scherzando, non uccidetemi. Allora, ho deciso di chiamare Cubone Bonnie. Allora, adesso vi spiego il perché ho deciso di chiamarlo così. Bonnie. Vediamo, dov'è la N? Eccola qua. Bonnie. Ho deciso di chiamarlo così perché Bonnie deriva da Bone, che significa osso in inglese, quindi Bonnie, non lo so, abbreviato, non lo so, ci sta, mi è venuto in mente così. Allora, abbiamo trovato una grande perla, siamo all'ultimo piano della Torre Sprout, ragazzi, volevo controllare Bonnie, vediamo un pochino. Bonnie, guardiamogli le stats, con Magifuoco. Ok, Magifuoco, nient'altro. Solo Magifuoco. Non lo so, potrebbe essere figo. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questo Pokémon. Non lo so. Tanto per sapere, insomma. Perfetto, arrivati qui. Succederà cosa? Anziano. Hai classe. Come promesso, eccoti una MN. Però, lasciamelo dire, dovresti trattare meglio i tuoi Pokémon. La tua tecnica di lotta è troppo rude. Perché sto leggendo così? Vabbè, comunque... ecco qua il nostro simpaticissimo rivale. E adesso skippiamo un paio di discorsi perché se no non ce ne usciamo proprio vivi da questo episodio. Ovviamente Rospelo, il nostro carissimo rivale, Rospelo. Pokémon selvatico. Al momento giusto Xatu. E io trovo Cubone. D'accordo. Troviamo un succo di bacca e poi parliamo col saggio qua, vai. Sono felice che tu sia qui, la Torre Sprout è un luogo per allenarsi, le persone, bla bla bla, bla 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 bla. E ovviamente deve battermi, per poi darmi la MN, taglio. Tre Pokémon, ecco qua, Vico Saggio, con Lapras. Madonna! Qui c'hanno tutti quanti Pokémon pericolosi, eh? C'hanno un po' di Pokémon pericolosini... Andiamo di aerocolpo, anche Lapras non scherza con la difesa, eh. Però comunque l'abbiamo shottato anche con un brutto colpo, sì, che bello, ci piace. Quasi livello 16, attenzione. Sono una belva con Gengar. Con la nostra Gengar, perché è pure femmina, quindi.
Andiamo di Dinami Pugno, di Dinami Punch. Goldak è a livello 10 qua. L'abbiamo pure confuso, perfetto. Dai, lo so che ti colpisci da solo. No, e usa magnitudo 8! Oddio, magnitudo 8 no. No, 6 PS. Si riprende con la bacca. Ma questa cosa no. Non va bene. No. Non va bene. Usiamo una pozione. Bravo. Così riprendiamoci. Non usare più magnitudo perché sei confuso. Colpisciti, colpisciti. Bravo, bravissimo. Così si fa. Vai, Dinami Pugno. E fallisce il mio magnitudo. 7. No, regà. Ma dai. Dai, dai. Ma il magnitudo 7, no. No, ragazzi, questa cosa non può essere. Non può accadere questa cosa. Volete vedere che ci scappa il morto? Dai. Dinami Pugno. Sì. Sì. Oh mio Dio, ragazzi, non potete capire quanto mi sto cagando in mano in questa lotta. Ok. Sta provando ad apprendere calcio in volo. Oh, pesante questa mossa. Sì, calcio in volo. Togliamo ragnatela perché non mi sta servendo. Togliamo calcio... Sì, impariamo calcio in volo. L'ultimo Pokémon è Poliwrath. Oh mio Dio, mi sento male. Che devo fare? Che devo fare? Non posso mettere Bonnie a livello 3 per Particure fin di vita con mosse che non sono super efficaci. Devo restare con lui. E devo sperare che abbia delle mosse non efficaci su Gengar. Allora, posso provare... No, ero colpo 0 PP. Dinami Pugno pure. Calcio in volo è l'unica. Bora non è molto efficace. Calcio in volo? Sì? No, fulmine no. Fulmine no. Fulmine no. Attenzione, resiste. Calcio in volo. Sì! Sì! Ragazzi, non potete capire che spavento. Che spavento. Che spavento, no. Mamma mia, non potete capire che spavento. Ok, la MN che non era taglio ma flash. Dettagli. Io che mi dimentico le cose. Allora, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Noi ci possiamo salutare qui. Nella prossima parte andremo a battere il primo capo palestra che si trova qui a Violapoli. Mi raccomando, non mancate, siateci anche per il prossimo episodio. Io vi saluto, vi rinnovo il mi piace. Mi raccomando, lasciate tanti pollicioni all'insù per questo episodio dove abbiamo rischiato. E commentate qui sotto rispondendo alla domanda del giorno con l'hashtag DDG, lo sapete ormai. Quindi, ThePokeDark97 vi saluta e ci si becca col prossimo episodio di Pokémon Cristallo Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti!